persona controlla più volte se ha chiuso casa, se ha chiuso il gas. Un ragazzo che sto seguendo controlla più volte il cancello del recinto dove la cuccia del cane della ragazza sia stato chiuso bene, no? Va avanti e dietro diverse volte per verificare che abbia messo bene il chiavistello, no? Chiude una prima volta, torna indietro, pensa che forse non ha sentito bene l'aggancio dell'ucchietto, insomma, no? Per cui torna indietro, riverifica che tutto non è stato fatto bene, si allontana, gli viene il dubbio che nel ricontrollare però possa essere successo che qualcosa sia andato storto e torna indietro una terza volta, una quarta volta, una quinta volta, no? Di solito poi controllano una, due, tre volte è un numero abbastanza ricorrente, tre multipli di tre. Di solito, scappa perché per un qualsiasi motivo. Se il cane scappa e l'ha chiuso lui, il cancello per lui c'è il rischio. Lui non vuole correre il rischio. No, nell'eventualità di questo fatto, diciamo, la persona drammatica, dopo che riscontro ha ancora. Non bisogna vedere come se lo vive. Se lo vive, no, in un'ottica positiva, cioè. Capisce che insomma lui non può controllare e evitare che le cose succedano, è già un buon punto, no? Però se invece pensa che questa è la conseguenza di una sua negligenza, di una sua irresponsabilità, piomba ancora di più nel disturbo che si porta dietro. Okay? Sintomi del disturbo ossessivo compulsivo portano via molto tempo e causano grossi disagi nella persona. È comune che chi soffra di TOC, disturbo ossessivo compulsivo, entri in situazioni energetiche che possono scatenare i malesseri eventuali. Quindi anche nel disturbo ossessivo compulsivo c'è l'evitamento, vedete? Evitano certe situazioni, no? Evitano tutte quelle situazioni che innescano i pensieri, no? Ossessivi e l'obbligatorietà poi di mettere in atto i rituali, no? Come vi ho detto prima, queste persone temono che se non fanno il rituale possa succedere qualcosa di terribile a loro o alle persone che stanno vicino. Per esempio la ragazza che sta con un nuovo ragazzo e gli arriva il pensiero dell'ex ragazzo, si ossessiona su questo. No? Si ossessiona perché comincia a dubitare di voler bene all'attuale ragazzo, per cui attua tutta una serie di rituali, no? In questo caso non comportamentali ma mentali, perché il rituale può essere comportamentale o mentale. Lì qual è la paura? La paura è che se lei non ama questo nuovo ragazzo lo sta trattando male, lo sta illudendo, no? Ma c'è anche il caso della mamma che è ossessionata dall'idea di poter far del male al proprio figlio, no? Perché gli vuole tanto bene, ma ogni tanto gli vengono in mente pensieri brutti rispetto al proprio figlio. Gli viene in mente qualche volta di prendere il proprio figlio, no? E strozzarlo, no? Voi conoscete una mamma che non abbia mai immaginato una volta nella vita di non strozzare il proprio figlio? Però per la persona affetta di disturbo ossessivo compulsivo questo pensiero stesso non è sopportabile, no? Oppure c'è l'impiegato delle poste, no? Che ogni tanto si accorge che ha dei pensieri a sfondo omosessuale, no? Pensa che può subire il fascino di un uomo, no? E si spaventa moltissimo perché pensa che allora sta diventando gay, come se fosse possibile diventare gay, no? E allora attua anche lì tutta una serie di rituali, no? Mentali per contrastare l'ansia che questi pensieri gli creano. Un'idea ossessiva può essere problematica anche per il fatto stesso di essere stata pensata. Ad esempio, la persona può essere ossessionata da pensieri erotici, da bestemmie, da dubbi patologici. In questi casi, il problema è dato dalla consapevolezza che la propria mente ha prodotto quel pensiero,
perché tale consapevolezza implica nel soggetto il sospetto di essere una persona immorale, pericolosa, incapace di scegliere, responsabile, che a questo punto danneggerà le persone che gli stanno vicino. Allora, l'ansia nel disturbo ossessivo compulsivo non è legato al timore di fare brutta figura, chiaro? Non è legata al timore di impazzire, svenire o perdere il controllo, è legata al fare, pensare, immaginare qualcosa che possa danneggiare l'altro, è legata al sentirsi responsabile di aver danneggiato l'altro. Disturbo d'ansia generalizzata. Fin qui tutto chiaro? Disturbo d'ansia generalizzata, che roba è? Per cosa si caratterizza il disturbo d'ansia generalizzata? Qualsiasi situazione, un'ansia che si spalma su tante situazioni. Esatto. Il disturbo è caratterizzato da sintomi d'ansia generalizzati e persistenti indotti dalla preoccupazione. Il contenuto delle preoccupazioni è pervasivo e si estende a diverse aree tematiche. Cioè queste persone, no? Si preoccupano di tante cose diverse in maniera pervasiva, cioè continua, costante e acuta, no? Queste aree possono essere, cioè si preoccupano della propria famiglia, dei propri cari, dei figli, della qualità di vita della propria coppia, dell'aspetto economico, del lavoro, della salute personale. E la tendenza a preoccuparsi è di lunga durata, cioè non è che si preoccupano per 10 minuti e poi vanno avanti, si preoccupano sempre, si preoccupano per mesi sempre su quel tema lì. Il disturbo d'ansia generalizzato è un disturbo molto sottostimato a livello clinico. Sottostimato, si riscontra poco, no? Si riscontra poco, no? Perché? Perché si riscontra poco, secondo voi? Anche se invece è abbastanza frequente. Anche se è confuso con una sorta di preoccupazione normale, delle situazioni che possono nascere nella legge della famiglia, delle relazioni, del lavoro. Esatto, la persona lo confonde con un tipo, la persona stessa pensa che sia un modo di preoccuparsi normale, esatto. Questo è un motivo, no? Che pensano quindi, no, che preoccuparsi è normale, che preoccuparsi fa parte della propria natura, perché pensano molte persone che hanno questo disturbo non vanno a chiedere aiuto, perché pensano che preoccuparsi sia inevitabile. Quindi se lo tengono, no? È anche accettato da tutti. E anche sì, l'idea che la preoccupazione sia utile. E comunque alla questione di educazione, di esatto. Anche se questa cosa è discutibile. Certo. E poi non è facilmente riscontrato, no? Perché? Perché soprattutto agli inizi del disturbo, la persona stessa pensa che preoccuparsi è utile. Gli serve per poter affrontare gli stress quotidiani e quindi non ci va a chiedere. E questo insomma, no, è un errore, perché poi il disturbo d'ansia generalizzato, no, se non trattato diventa cronico, no? Un po' come tutti gli disturbi, e poi è più difficile intervenire su di esso. Confine tra il fisiologico e il patologico. Il confine tra il fisiologico e il patologico, no? Adesso lo dico. Intanto vediamo, no, questo un esempio tra confine fisiologico e patologico. C'è Linus e Charlie Brown. Charlie Brown che dice, no, credo di capire la tua paura delle biblioteche, Linus. Il male della biblioteca si innerva con disturbi psichici, la paura delle sale della biblioteca per chi le sente strane, chi ci trovi a disagio. Tutti abbiamo determinate aree in cui ci sentiamo fuori posto. Fisiologico. Ah, sì, in quale area tu ti senti fuori posto, Charlie? La terra, patologico. No, quello che volevo dire, no? Se il disturbo diventa patologico, no? Quando è acuto, quando l'ansia è eccessiva, no? Quando è costante nel tempo,
nel senso che dopo 4-5 settimane, 2-3 mesi, ancora mi preoccupo come se fossi il primo giorno. E quando è pervasivo, acuto, costante e pervasivo, cioè quando pervade diversi aspetti della tua quotidianità. Non sei preoccupato solo quando sei sul lavoro, sei preoccupato quando sei sul lavoro, quando sei a casa, quando vai a giocare a calcetto, quindi acuto, costante e pervasivo. Di solito sono queste, no? E questi tre aspetti che rendono un disturbo patologico e non un aspetto fisiologico della natura. Nel disturbo d'ansia generalizzato le preoccupazioni sono tipicamente iniziate, innescate dalla persona stessa, al contrario del disturbo ossessivo compulsivo. Vi ricordate, il disturbo ossessivo compulsivo, no? È caratterizzato da pensieri intrusivi che la persona non vuole, non desidera, vorrebbe addirittura proprio scacciarli, non pensarli, no? Ma non ci riesce. Qui le preoccupazioni sono invece iniziate in scambio dalla persona stessa e sono quindi all'inizio ecosintoniche, cioè in sintonia con il proprio io. La persona si dice: è normale, è buono che io mi preoccupi. Fammi un po' preoccupare questa cosa, perché se non mi preoccupo poi io non la so fare bene questa cosa. Pure succedono esorcizza modo. Esatto, no, se non mi preoccupo, no. Cioè l'idea che se mi preoccupo posso piangere, no, certe cose, no? Posso fare meglio certe cose. Se non mi preoccupo le cose andranno male, oppure se non mi preoccupo non riuscirò proprio a fare queste cose. Mi ricordo un signore, no, che aveva avuto un infarto e lui diceva: io devo preoccuparmi della mia salute, no? Devo preoccuparmi della mia salute, devo stare costantemente preoccupato per me stesso, devo prendere 7 farmaci in un giorno, quindi mi devo costantemente preoccupare del fatto che ho il farmaco a 8 ore, poi quell'altra ora, poi quell'altra ora, no? Se non mi preoccupo, come faccio, no, a prendere tutti questi farmaci? Ma perché, scusi, non li può prendere senza preoccuparsi, no? Però ecco, nel caso, no, di questa persona, no, la preoccupazione era funzionale a prendersi cura di sé. Non è vero, non è vero. La persona stessa ritiene che il preoccuparsi sia utile ed inevitabile. Ma una persona del genere, mi scusi, viene spontaneamente in terapia riconoscendo che per lei è normale? Fino a quando, allora, viene, adesso lo dico, viene quando, lo anticipo, no? Viene quando vede che questo stato d'ansia indotta dal volersi preoccupare sfugge al suo controllo. Cioè quando si accorge che non ce la fa più a smettere di non preoccuparsi. All'inizio non ci viene, è in sintonia con le proprie preoccupazioni. Anzi, dice: guai a chi mi confuta su questo aspetto, no? Io mi devo preoccupare, se no faccio qualche cavolata. Ma perché crede che tutto dipenda dalle sue capacità, dal suo lavoro? Perché pensa, insomma, che tutto dipenda da questo, esatto. E quindi quando riconosce che praticamente sta diventando dannoso per sé, esatto, capisce che c'è qualcosa che non va. Può chiedere, ok? Arriva a chiedere tutto, no? Il disturbo d'ansia generalizzato differisce dagli altri disturbi dello spettro ansioso in quantità, in qualità. Vi ricordate? Uno ha paura della brutta figura, uno di impazzire, l'altro di essere responsabile del malessere degli altri. Questo non c'ha un oggetto specifico di paura, non differisce in qualità ma in quantità, per numero di paure, no? Si diagnostica quando le preoccupazioni hanno durata e gravità sufficiente da interferire con la vita dell'individuo. Quando divengono eccessive e incontrollabili, cioè la persona arriva in terapia quando dice che non riesce più a smettere di preoccuparsi, quando vede, insomma, che ormai è entrato in questo loop di pensieri.
Quindi non è il contenuto delle preoccupazioni a essere patologico, ma il fatto che queste preoccupazioni sfuggono al controllo della persona. Anche perché la preoccupazione è un processo cognitivo normale. Il disturbo d'ansia generalizzato è una preoccupazione che è sfuggita al controllo dell'individuo stesso. E si ritorna. Contro la persona stessa. Sempre già all'interno. Cosa fate di noi due con quell'area preoccupata? Siamo paura del futuro. Vi preoccupa qualcosa in particolare o no? Tutto ci preoccupa. La nostra è una preoccupazione di rabbia. Questo l'ho detto, quello che la preoccupazione è un processo cognitivo normale, in realtà che diventa patologico, quando diventa strategia per affrontare i fattori stressanti, i rischi di incertezza della vita quotidiana, dopodiché il soggetto si accorge che non può più fare a meno di preoccuparsi della sua strategia di crisi fisiologica. Ipocondria. Questa più conosciuta. In cosa consiste? Esatto, credenza basata su un'interpretazione erronea di avere o stare sviluppando una grave patologia, nonostante le indagini mediche non abbiano identificato motivi sufficienti per giustificare tale timore. Esatto. L'ipocondriaco ha un'attenzione selettiva centrata sul proprio corpo, no? No? In realtà l'attenzione selettiva centrata sul proprio corpo ce l'ha anche il fobico sociale. Si sta sempre a vedere se sta rossando, se si sta diventando rosso, se sta sudando eccessivamente, no? Ma l'attenzione selettiva verso il proprio corpo ce l'ha anche la persona affetta da attacchi di panico, perché magari, no? Si sente, no, il battito qui, si focalizza per vedere, no, se c'è qualche dolore in questa parte del corpo, no? Cioè in molti disturbi d'ansia c'è un'attenzione selettiva e focalizzata sul proprio corpo, anche nei disturbi sessuali. Infatti nei disturbi sessuali la componente ansiosa è fortissima, no? Principale, no? L'ipocondriaco proprio sta attento, no? Cioè si fa dei continui esami, no? Su se stesso per vedere, no? Se a livello fisico o anche psicologico, perché mica ha paura solo delle malattie fisiche, ha paura anche di stare sviluppando una schizofrenia, per esempio, no? Nonostante che le indagini mediche non abbiano identificato motivi sufficienti per giustificare tali timori, no? Le indagini mediche hanno negato, hanno escluso la presenza di una malattia, ma lui non si fida, dice che pensa che non è stata fatta bene e che è opportuno andare a chiedere un altro parere, no? Di solito passa da medico in medico finché non ne trova uno che gli dice che qualcosa c'ha, no? Perché è facile che alla fine uno lo trovi e gli dice che qualcosa c'hai, no? Dato che succede, felice? No. No, assolutamente. No. Dopo comincia a preoccuparsi delle conseguenze di tutto questo, no? E qualche volta l'ipocondriaco si ammala, chiaramente, no? C'è, insomma, no? Ci sono situazioni in cui grida il lupo al lupo, no? Il lupo non c'è, ma ci sono situazioni in cui anche l'ipocondriaco può andare in mondo, no? A una grave malattia, no? E dopo l'addirittura. Perché lui dice, vede, c'avevo ragione, no? C'avevo ragione a preoccuparmi, no? E quindi si convince ancora di più che questa modalità erronea sia giusta. Attacco di panico però è diverso. Il soggetto con disturbo d'attacco di panico ritiene che l'evento spiacevole avvenga durante l'attacco stesso d'ansia. Qual è la differenza? È che nell'attacco di panico la persona pensa di stare per morire lì, in quel momento, impazzirà da qui ad alcuni secondi, ok? No? Nel paziente affetto di ipocondria, no? Invece il timore relativo al proprio stato di salute, no? Il timore è molto più vago, spostato nel futuro.
cioè gli succederà qualcosa che invaliderà la propria salute fisica o psichica domani. Morirà domani. Si verificherà un momento futuro imprecisato. Ma c'è anche la possibilità che ipocondriaco, una volta che c'è una patologia riconosciuta, faccia finta di niente. Che possa in qualche modo, nel senso, si preoccupa sempre per qualcosa che potrebbe avere. Poi una volta che scopre magari qualcosa di consistente, cancella l'evento, smette di preoccuparsi, perché a quel punto si deve verificare. Potrebbe anche essere, sì. Questo è il congresso di ipocondriaci. Non ti sei perso molto, quasi tutti sono stati a casa perché non si sentivano bene. Tornando alle differenze tra disturbo d'attacco di panico e l'ipocondria, no? Le persone affette di disturbo d'attacco di panico stanno soprattutto attente quindi al ritmo cardiaco, alla respirazione, a determinati segnali che gli arrivano dal proprio cervello, no? Invece il soggetto con ipocondria ha paure molto più estese, no? È più attento alle macchie sulla pelle, è più attento alle asimmetrie del corpo, vede una parte più piccola, una parte più grande, no? E si ossessiona su quelle, no? La grandezza delle proprie pupille, una pupilla è più grande dell'altra, quindi c'ho un'emorragia in corso, no? nel cervello, no? E sono paure molto più numerose e indefinite, nel senso che lui non sa definire bene il sintomo, dice c'è un dolore lì, sentono, però non riesce a definirlo, no? È molto vago la sua definizione di sintomatologia. Disturbo post-traumatico da stress. Sapete, con questo finiamo i disturbi d'ansia. Chi vi viene in mente se parliamo di disturbo post-traumatico da stress? Chi vi viene in mente? Le partorienti. Partorienti. Una partoriente? Incidente stradale. Persone che ha avuto un incidente stradale, sì. Sì, bisogna vedere bene il lutto, il tipo di lutto è stato, no? Se è stato, cioè se la persona assiste all'omicidio di un caro, quello poi, e poi insomma sviluppa una problematica associata a quell'evento, no? Potrebbe essere una problematica che rientra nel disturbo post-traumatico da stress, no? Lavoro. Sul lavoro? La perdita del lavoro? No, anche sul lavoro. Però ci deve essere l'evento traumatico. Per essere rientrare nel disturbo post-traumatico ci deve essere un evento traumatico. Situazione. Un evento che è... Per evento traumatico si intende, no? Un evento che mette in pericolo la sua vita o la vita di un caro. Quello è l'evento traumatico, eh? Sì. La rapina. So piuttosto di disturbi vostri. Cioè c'è proprio un evento traumatico più forte, no? Avete visto Rambo? Rambo aveva il disturbo post-traumatico di stress. Vi ricordate la scena in cui arriva, no, che viene arrestato, poi lo spogliano per lavarlo, no? E poi si mettono a giocare col suo coltello davanti a lui, no? E lui quando è nelle prigioni e vede la finestra della prigione ricorda la finestra del buco sottoterra dove lui era stato tenuto imprigionato, no? Ha un flashback, no? Di quando stava lì. Quando lo fanno vedere, lo giocano col suo coltello, lui rivive il momento in cui lo torturava, no? Lo tagliavano, no? Quello è il disturbo post-traumatico da stress. Rambo già aveva un disturbo post-traumatico da stress, no? Aveva, no, una situazione in cui, cioè,
riviveva quell'esperienza traumatica nonostante siano passati da esse, dall'esperienza numerosi mesi, se non addirittura anni. Infatti, il disturbo post-traumatico da stress si caratterizza per la ripetitiva intrusione nella coscienza di ricordi dolorosi, accompagnata da una forte attivazione emotiva. Il disturbo non si risolve con il passare del tempo ed è sempre preceduto da un evento traumatico. Ok? Non si risolve, cioè la persona rivive, no, sotto forma di immagini, sogni, flashback, no? Il momento in cui ha subito il trauma, lo rivive, pensa che sta riaccadendo in quel momento, con tutta un'attivazione emotiva, no, che gli crea disagio. Quindi trauma, sì, i soldati, no, che tornano alla guerra del fronte, no, rientra in questo, perché questi soldati che avevano visto molti, avevano avuto molte esperienze traumatiche, no? Combattitori che morivano accanto a loro, vedevano succedere accanto a loro le peggior cose, no? Quindi l'evento traumatico, come ho detto prima, è un'esperienza che produce una ferita emotiva, una situazione che mette in pericolo di vita o suscita estremo dolore, malessere, angoscia, senso di impotenza a chi lo subisce e modifica il modo di guardare il mondo e o se stessi. Proprio un trauma con la T maiuscola, con uno stupro, esatto, quello è un evento che può innescare un disturbo post-traumatico stress. E la persona rivive quel trauma nonostante siano passati anni, perché il cervello non è riuscito a elaborare quel trauma. Che differenza c'è tra un trauma elaborato e un trauma non elaborato? Il trauma elaborato perde la componente emotiva. Mi è successa quella cosa in quel momento mi ha fatto male, ma se ci ripenso oggi a distanza di anni, la cosa me la ricordo, ma non ci sto più male. Se invece sono passati anni, quando ricordo quella cosa, ancora provo malessere, quella è un'esperienza traumatica non elaborata, su cui è importantissimo intervenire. È di fondamentale importanza intervenire. Come? Sul disturbo post-traumatico da stress c'è l'EMDR, che è in assoluto la terapia più efficace per affrontare il trauma. E l'EMDR funziona tanto più quanto più l'esperienza traumatica è stata forte. Secondo le ultime statistiche, l'EMDR è efficace nel 95% dei casi. Non è male. È una tecnica terapeutica che è stata ideata per il trattamento dei reduci della guerra del Vietnam, poi perfezionata nel tempo, non mi posso dilungare, è un mondo a parte. Allora, il disturbo post-traumatico da stress si associa spesso a diverse altre problematiche emotive: panico, senso di colpa, uso alcolico di sostanze, reduci della guerra del Vietnam, diventavano interpolizzati. Depressione. Allora, in realtà la depressione si associa non solo al disturbo post-traumatico di stress, si può associare a tutti i disturbi finora trattati, tutti quanti, no? Cioè un disturbo fisico o psicologico che si cronicizza e si mantiene nel tempo può facilmente indurre il soggetto anche a sviluppare un problema secondario di conseguente al disturbo monte. Quando parliamo di depressione, innanzitutto dobbiamo fare questo distinguo, no? Tra depressione primaria, depressione e depressione secondaria. Depressione primaria, depressione endogena, che non appare avere un rapporto diretto con cause esterne che l'abbiano determinata. Depressione secondaria, depressione esogena che risulta come conseguenza di fattori esterni. Allora, siccome ho parlato di disturbi d'ansia, io parlo di depressione secondaria, esogena, cioè come conseguenza dei disturbi d'ansia. Io ho un disturbo d'ansia, non riesco a stare meglio, a questo si associa anche un calo dell'umore.
arcato per passivo appunto lo Stato. Depressione secondaria, infatti, è possibile risalire alla causa o alle cause alla base della modificazione del tono dell'umore. Le cause possono essere molteplici, dalle delusioni sentimentali all'aperto dal giro fino alla portata. I soggetti colpiti da depressione sono caratterizzati da tutta una serie di sintomi, no? Apatia, demotivazione, astenia, anedonia, forte disinteresse generale, tutto appare grigio e vuoto, ogni cosa è percepita come ansiogena, prevalgono i vissuti di incapacità, inadeguatezza, inefficacia. È presente la cosiddetta triade depressiva, la persona, no, non ha più fiducia in se stesso, negli altri e nel futuro. Triade depressiva. Questa è la posizione al depresso, dice Charlie Brown. Quando sei depresso la tua posizione è molto importante. La cosa peggiore che puoi fare è stare dritto e guardare verso l'alto, perché cominci a sentirti meglio. Se vuoi evitare qualsiasi gioia, quando sei depresso devi stare così. Vero, no? Ma il depresso c'è una postura analitica, lo vedi fin dalla sala d'attesa. Persone su 100 che soffrono di altri disturbi organici o psichici cronici e invalidanti si ammalano pure di depressione. Quindi perché è importante capire se insieme al disturbo d'ansia c'è anche un disturbo depressivo? Esogeno? Secondario? Sì. Quindi possiamo dire, no, perché se c'è la presenza di un disturbo depressivo, no, la presenza di un disturbo depressivo secondario impedisce al soggetto, no, di attivarsi per risolvere il primo problema, no? Cioè diventa un aggravante. E quindi se c'è un disturbo d'attacco di panico bisogna sempre sapere se c'è anche un aspetto depressivo correlato. Perché se noi andiamo a lavorare sull'attacco di panico senza vedere se c'è pure quest'altro, no? Vediamo che la persona non va avanti perché comunque il vissuto depressivo gli impedisce di poter lavorare efficacemente sul panico. Cioè viene prima l'uno o l'altro? Bisogna vedere ogni volta, non lo so. C'è la persona che prima si fa l'attacco di panico, no? E poi gli viene la depressione, ma può essere anche il contrario. In quel caso però si lavora diversamente, no? Tutto questo sembra che alla base ci sia proprio un buco alla base, proprio una situazione di malessere proprio nella persona già dall'inizio di tutto, insomma. Già. Nel senso, un senso di insicurezza, di inadeguatezza che proprio viene da sempre, insomma. Si è sviluppata nel tempo, sì. Cioè magari si è sviluppata nel tempo, ma ce l'ha sempre avuta, insomma, è stato inculcato tutte e due dall'inizio dei primi anni di vita. Tutte e due. Cioè, può succedere dopo. Cioè può essere una persona che si è sempre percepita, no, come poco efficace e inadeguata, no? Ma c'è anche può essere anche una persona, no, che invece si è percepita forte, fortissima, in gambissima. Subisce un'esperienza invalidante proprio perché lui si è sempre percepito tosto, quell'esperienza invalidante, no, rompe la sua certezza e lui, vedendosi rotto sull'aspetto su cui è stato più forte, piomba in una spirale di malessere, no? E cioè in terapia ci vengono anche i paracadutisti e gli Ironman, no? Quelli che fanno triathlon, no? Molti sportivi, molte persone toste. Gli sportivi sono i più sfregnati in assoluto. Perché finché stanno bene, no? Vanno bene, no? Poi gli succede qualcosa, mamma mia, insomma,
sono insopportabili, no? Perché loro si sono sempre percepiti forti, gli succede qualcosa, quel qualcosa che succede a chiunque altro, ma loro che si sono sempre visti tosti, nel momento in cui hanno a che fare con la propria debolezza, crollano. Perché non sapevano di essere deboli, però hanno già vissuto l'inadeguatezza. Hanno vissuto in maniera forte per tutta la vita, però in realtà dei deboli, perché c'è un momento in cui c'è un problema, crollano, erano dei deboli, degli insicuri. Non è che sono deboli, a quel punto pensano di essere deboli. Non deboli, insicuro. Insicuri, sì, ma pensano di essere insicuri. Cioè non è che se tu a un certo punto fai un'esperienza negativa diventi insicuro, pensi di diventare insicuro, non accetti quella cosa. Cioè se uno no è tosto, poi a un certo punto fa un'esperienza da debole, no, è un tosto con un'esperienza da debole. Invece loro, per loro non è così, prima erano tosti e poi sono diventati deboli, non hanno niente in mezzo che vanno in crisi. Forse sono, cioè il valore plus valore che si determina, cioè che danno questa persona, sì, che questa persona dà o queste persone danno a tutto il contesto. Esatto. Sì. Allora, che differenza c'è tra depressione endogena e esogena? Depressione endogena, insorgenza brusca e immediata, assenza di spiegazioni, assenza di eventi dolorosi, scatenanti, tristezza, alterazione del sonno, modificazione dell'appetito, perdita della carica lipidica, peggioramento al mattino, miglioramento alla sera. Depressione esogena, insorgenza lenta e graduale, comparsa dopo un evento doloroso definibile e riconoscibile, consapevolezza da parte della persona delle cause, meno accentuati sintomi di ansia, insonnia, disturbi sessuali, insonnia, presente una certa reattività dell'umore in risposta a eventi di vita positivi. Disturbi del comportamento alimentare, siamo arrivati, eh? Qui vado abbastanza veloce perché la correlazione tra i disturbi d'ansia e i disturbi del comportamento alimentare mi è risultata un po' più difficile. Allora, quando parliamo di disturbi del comportamento alimentare, che vi viene in mente? E poi? Non paura, proprio no. Disturbo dall'alimentazione incontrollata, no? Che va per la maggiore adesso, eh? Disturbo dall'alimentazione incontrollata, no? Della persona che diventa obesa. Allora, per cosa si caratterizza il disturbo alimentare? Si caratterizza per il fatto che il disturbo stesso desincronizza il sistema dell'appetito, non è più sincronizzato. Anoressia e bulimia sono dei disturbi in cui lo scopo è mantenere un peso corporeo preferito e quindi la persona sviluppa un'attenzione, un'ossessione verso il peso, la forma del corpo che vanno mantenuti adeguati attraverso diete o diete più occupate, no? Attraverso diete per la persona affetta da anoressia, diete più occupate per la persona affetta da bulimia, no? Che differenza c'è? Insomma, a parte a livello di comportamento, no? Ma a livello dinamico, no? Potremmo dire, no? Che è una delle tante letture, no? Che la persona affetta da bulimia in realtà è un'anoressica mancata, è una persona che non riesce a essere anoressica, per cui, no? Abbuffa e vomita, abbuffa e vomita. E poi c'è il disturbo di alimentazione incontrollata, o binge eating, mi sa che si dice. Qui lo scopo è sedare la propria emotività e frustrazione con il cibo. Quindi queste persone sono persone che quando vanno in ansia usano il cibo per sedarsi, per il cibo come farmaco. Ok? Perché queste persone non riconoscono la propria attivazione emotiva, no? Non la riconoscono e non sono in grado di gestirla in altra maniera, assomigliano più ai tossicodipendenti, che lo stesso quando sono attivati a livello emotivo si attaccano alla sostanza, loro si attaccano al cibo. C'è un po' una controversia infatti tra
di mettere il disturbo dell'alimentazione incontrollata tra le dipendenze o tra gli disturbi alimentari. Ed è strettamente legato a problematiche di disregolazione emotiva. Le persone che abbuffano, no? Ti dicono proprio che, con che cosa abbuffano a seconda dell'emozione che provano. Per cui ti dicono che se sono ansiosi preferiscono i cibi salati, se sono tristi preferiscono i cibi dolci, no? Ma perché proprio quel tipo di cibo interviene sull'emozione in questione. Anoressia, e anche scusa, la connessione con l'alcol, sì, viene evidenziata dai pazienti che hanno questo tipo di disturbo. Se il disturbo dell'alimentazione controllata può associarsi anche all'abuso alcolico? Sì. Sì. Un abuso alcolico, un abuso di sostanze, sì, sì. Ci può stare. Ogni caso è a sé, Spesso nelle situazioni di stress le persone possono dividersi in due patologie, quelle che gestiscono lo stress mangiando di più, talvolta snack o cibo spazzatura, e quelle che invece perdono l'appetito e mangiano meno, no? Come ho detto prima, l'iperalimentazione è utilizzabile come un modo per eliminare le emozioni negative come paura, non stiamo parlando d'ansia, rabbia, noia, tristezza e senso di colpa. L'atto alimentare avrebbe una funzione difensiva di fronte a stati emotivi non riconosciuti e non gestiti dal soggetto stesso. E con questo concluso. Spero di essere stato chiaro. Molto, è un intervento molto pesante, c'è cioè, tanta roba, troppa roba. Vediamo, c'è qualche domanda? C'è qualche domanda, magari? Sì, diciamo, si affrontano con diciamo, una terapia clinica o soltanto con tutte e due, cioè c'è chi insomma no, preferisce intervenire attraverso la farmacoterapia, no? E va benissimo perché infatti con determinate situazioni, soprattutto se tu lo accetti di più dell'altro intervento terapeutico, può essere molto utile, no? Altre persone non hanno particolare invece no, affezione ai farmaci, preferiscono intervenire, no, con altri tipi di terapia. Però c'è un distinguo da fare molto importante. Allora, a livello di efficacia sul sintomo, il farmaco non ha paragoni. Cioè, se io ho l'ansia, no, e prendo 20 gocce di Xanax, dopo un quarto d'ora che ho preso lo Xanax, la mia ansia da 100 che era è scesa a 20. Quindi, in un quarto d'ora, da 100 a 20, è una figata. Nel senso che prima stavo male, dopo un quarto d'ora non sto più male. E in termini di efficacia sul sintomo, il farmaco non ha paragoni. Non intendevo proprio, diciamo... La cura delle ecco, cure, adesso ci arrivo. Qual è invece il limite grosso del farmaco? No? Il limite grosso del farmaco è che il farmaco agisce sul sintomo, ma non sulle cause del sintomo. Cioè, se io vado al lavoro e c'è l'ansia, prendo lo Xanax, l'ansia mi va via. Ma il farmaco non mi dice nulla del perché io quando vado al lavoro c'ho l'ansia. Per andare a capire quali sono le cause che mi scatenano l'ansia sul lavoro, non è opportuno il farmaco, devo fare un lavoro di psicoterapia. Chiaramente la psicoterapia non fa effetto in un quarto d'ora. Come l'antibiotico, mandagli la febbre però non cura il problema. Spesso e volentieri ci sono tutte e due, nel periodo di acuzia del problema mi appoggio anche al farmaco, poi risalgo le cause, leggo il farmaco, lavoro sulle cause e lavoro e parlo. Dottore, però bisogna dire anche un'altra cosa, di informazione che il farmaco
motivazione. Quindi se noi abbiamo un effetto immediato, però poi dobbiamo impegnarci a fare un altro tipo di intervento, perché saremo costretti se non ad aumentare sempre, perché l'ansia, cioè l'organismo si abitua e quindi saremo costretti ad assumere sempre più farmaci. Lì sta il farmacologo. Vabbè, questo però bisogna dire alle persone, sì, che chiedessero, cioè a chi, voglio dire, prende in cura, quali sono le file complete. Esatto, esatto. Perché noi dobbiamo, insomma, avvalerci di quella che è la nuova tecnologia, non possiamo sempre... No, io non uso farmaci, sono uno psicoterapeuta. Vabbè, però io faccio lavoro, giustamente, voglio dire, attimo, io lo faccio potente, lo dico, non stancherò mai di dirlo, perché dovrebbe essere un medico a dirci che il farmaco ci dà assuefazione. Poi, come dice lei, io ho un attacco, mi posso trovare meglio con il farmaco, però devo essere cosciente, sapere che il farmaco non mi risolverà il problema. Poi, se io ho un problema, voglio dire, organico, il discorso cambia, se è organico, perché dobbiamo dire anche questo, no? Cioè, se abbiamo un problema organico, un difetto organico, forse saremo costretti a prendere sempre il farmaco, perché a quel punto, certo, se funziona male, la macchina, voglio dire. Assolutamente no, chiaramente no, lo psichiatra o il neurologo, di solito no, nei casi d'ansia, quando parliamo di farmaci, i referenti sono, il referente è lo psichiatra. Io sono un po' carente, no? Questo, io mi dispiace, ma non è che ce l'ho con loro, però mi s'abituano un po' a essere più completi. È importantissimo, perché insomma la persona deve sapere il pro e il contro della cosa. Anzi, dovrebbero accompagnarla, perché noi dobbiamo anche dire che questo non è un ricordo, perché il disturbo quando viene, mica per tenere conto, è un accordo di altro. Cioè l'ansia è un accordo, un altro tipo di disturbo, no? Cioè, no, c'è molti disturbi, per esempio quel disturbo, parliamo di esempio l'ansia, quella che mi ha fatto molto piacere, che due psichiatri si sono trovati d'accordo in un tribunale a parlare di amnesia dissociativa, del padre che ha lasciato il bambino in macchina. Lui non si è accorto che era già sotto l'effetto di una serie di disturbi, perché non è che ti prende il colpo, è l'amnesia dissociativa, manda dei segnali, ma quello però ha avuto l'effetto che ha avuto. Quindi voglio dire, se noi, voglio dire, anche i medici stessero molto attenti quando va un paziente, cominciassero insomma a guardare un po' più con concretezza e accompagnare i pazienti in altre tecniche, in altre, cioè, a metterti una scatola di pillole e boh, è vero. Non lo avevo. Sta la professionalità. Ma certo, da due ore che noi cittadini pretendiamo quello che ci spetta. Io ho visto sì, però insomma, no, comunque è importante che il medico referente, no, ottenga il consenso incontrato della persona, no, ad attuare l'ultima cosa. Va bene. Grazie per la presentazione.